la radio a pezzi. Signore e signori, è il momento del TG mio. Ecco anche la sigla sul web. Ma la sigla video. Figata, figata. Mio News, il settimanale di informazione del mio mondo. Posso dire una cosa? Di una cosa? Senza essere strafottente. Vai. Come noi strutturati, soltanto la serie A, cioè Rai, Sky, eccetera, eccetera. Bravo, bravo. Bene, andiamo avanti. Allora. Bene, buongiorno e benvenuti a Mio News, settimanale di notizie fatti dal mio mondo. Enrico Maria vi parla, partiamo dunque con il fatto della settimana. Sì. Questo ultimo lunedì mattina... episodio di rabbia del sottoscritto scaturito dopo l'incauto acquisto di una difettosa antenna televisiva da interni da installare a casa di un'amica nel centro di Udine. Sì. L'amica, dopo aver provato con diversi tentativi senza successo a sintonizzare la TV, ha esclamato in modo indispettito: no. Qua non si prende un canale. Ah, ok. La risposta d'impeto, dopo aver staccato l'apparecchio e gettato con violenza oltre la finestra, è stata: magari un canale no, ma la roggia qua fuori benissimo. Perfetto. In avvicinamento con la prossima giornata di San Valentino, mercoledì scorso, durante la pulizia tra i cassetti della camera da letto del sottoscritto, ritrovata una dedica alla fidanzatina avuta nell'estate del 1990 di nome Chiara. Bene. La struggente richiesta di una frase romantica dedicata ai bei momenti assieme è stata espletata con le parole: cara Chiara, ho fatto la mia chiara sulla tua chiappa chiara al chiaror di luna, sperando al suo splendor il goder ci porti fortuna. Che bella. Bene, sì. Sabato scorso il sottoscritto è stato ingaggiato per l'utilizzo di attrezzature di videoproiezione per un evento di presentazione. Bravo. Ad una serata dedicata ad una festa a tema mascherato in un locale nel porto gruarese. Me medesimo, dopo aver svolto le mansioni richieste, presentandosi al pagamento della prestazione ritenuta più che soddisfacente dagli ospiti convenuti, il titolare si è reso irreperibile scusandosi al cellulare concludendo: caro amico, mi scuso se ora non posso pagare, ma sono tornato velocemente a casa. Mi è preso il cagotto. Ma no! Sicuramente. Morale, sì. Gli amici non si vedono nel momento del bisogno. Certo. E per concludere, l'associazione culturale Cuori Usurati ricorda alle coppie che di martedì 14 febbraio c'è San Valentino. Okay. Come ogni anno c'è la disponibilità nei locali pubblici di poter cenare in modo discreto e romantico, senza eccedere in atteggiamenti e volumi rimarchevolmente fastidiosi atti ad esprimere la propria condizione sentimentale. Si spera dunque che questo invito venga visto come un'occasione di rispettosa considerazione per chi ha patito un passato di esperienze negative nel dialogo e nel portafoglio. Bene! È finito? Grazie. È finito il TG mio. Grazie mille. La radio a pezzi.